Ciao YouTubini! Benvenuti sul mio profilo YouTube, Gaetano Donati! Grazie per aver guardato i video precedenti e grazie ad esservi iscritti al mio canale YouTube. Se non lo hai ancora fatto, iscriviti subito! E se vuoi diventare un YouTubino più fedele, iscriviti anche al mio profilo Instagram, gaetano.donati. Allora, cari YouTubini, mentre attendiamo, come avete visto il video precedente, vi ho messo la scelta di tre new food, ok? Quindi vi ho chiesto quale tra tre new food volete che io provi la prossima volta, nel prossimo video dei new food, ok? In questo video invece non proverò ancora uno dei tre new food, ma voglio dirvi un'altra cosa. Quale? Ve la dirò subito. Allora, intanto vi chiedo ancora di votare il new food che volete che io proverò nei prossimi giorni, perché tra pochissimi giorni farò il video recensione e quindi appunto gusterò uno dei tre new food del video precedente. Se non l'avete visto, se non sapete quali sono i new food, vi metto il link sotto, così naturalmente potete rivedere il video, oppure basta andare nel mio profilo, nel mio canale YouTube. Dico sempre profilo perché sono abituato troppo a parlare di Instagram, poiché dovete sapere, youtubini, che io mi sono dedicato per anni solo ed esclusivamente al mio profilo Instagram gaetano.donati, e quindi adesso questo mondo di YouTube mi sembra davvero tutto ma tutto nuovo. Anzi, visto che sono praticamente nuovissimo, un aereo, dato che sono praticamente nuovissimo di YouTube, quindi su alcune cose sono ancora un po' troppo inceppato, se vedete che sbaglio qualcosa oppure mi volete dare qualche miglioramento, fatelo, saranno più che graditi. Quindi commentate. In ogni caso, in questo video YouTube vi voglio semplicemente chiedere una cosa, ovvero, come già detto nelle volte scorse, io provo sempre nuovi food, ok? Di solito come li provo i new food? Vado in giro nei supermercati, nei vari off license, nei vari negozietti e così via, trovo un nuovo food e lo acquisto, ok? Perché naturalmente mi cattura, perché è semplicemente un new food, e così via. Lo prendo, lo acquisto e poi lo recensisco e faccio il video, ok? Oppure alcune volte mi documento su internet, cerco un nuovo food, un new food, e lo acquisto online se non lo trovo fisicamente. Proprio per questo motivo, cari youtubini, in questo video vi chiedo: se voi avete per caso sentito parlare di un nuovo new food, oppure c'è un new food che voi avete visto ma non lo avete comprato e prima di comprarlo vorreste vedere una mia recensione, oppure avete visto qualche video passato, avete sentito parlare di un amico, vi ha detto di un nuovo new food ma non sapete dove acquistarlo e così via, scrivetemelo, perché youtubini, io lo acquisterò per voi e lo recensirò. Proprio per questo motivo farò un video dedicato su YouTube. Quindi qualsiasi new food voi avete trovato, che sia dolce o salato, che sia una bibita, qualsiasi new food, e vorreste che io vi recensisca, scrivetemelo sotto i commenti, così io lo troverò per voi, lo acquisterò e lo recensirò. Quindi youtubini, io aspetto i vostri commenti, spero che siano tanti e spero che siano new food carini e buoni, soprattutto perché sono molto ma molto difettoso. Anzi, dovete sapere, non l'ho mai detto nei video precedenti perché diciamo che ci conosciamo da poco, anche se il mio canale YouTube c'è da tanto, però in realtà non ho mai creato contenuti specifici solo per il mio profilo YouTube, quindi per i miei youtubini. Lo sto facendo soltanto adesso, infatti questo è il mio terzo video dedicato solo ed esclusivamente a voi di YouTube. Per questo motivo, youtubini,
dato che mi sono sempre dedicato solo ed esclusivamente a Instagram, adesso dovete sapere che io sono molto ma molto difettoso sul cibo. Avevo dimenticato cosa avevo detto, scusate, infatti mentre parlavo dicevo ma cosa ho detto, cosa dove stavo dicendo. Comunque, a parte questo, dovete sapere che io su Instagram avevo una rubrica quando stavo in Italia ancora, avevo una rubrica che si chiamava hashtag le mangiate di Gaetano Donati, dove ogni settimana andavo a visitare un nuovo ristorante, ok? E naturalmente ordinavo antipasto, primo, secondo e dolce, e poi naturalmente facevo una recensione, quindi dicevo, non so, prendevo l'affettato come antipasto per esempio, e dicevo, commentavo l'antipasto, commentavo il primo, commentavo il secondo fino al dolce, e poi naturalmente facevo un resoconto finale. Naturalmente questa rubrica al momento non c'è, è sospesa al momento poiché mi trovo in Inghilterra, prossimamente ricomincerà nuovamente questa rubrica. In ogni caso, dovete sapere che io spesso andavo nei ristoranti e ordinavo quasi sempre le stesse cose, cioè tipo come primo sempre solo ed esclusivamente spaghetti alle vongole, che io adoro, quindi è il mio piatto, è il mio primo piatto preferito. Come secondo c'è stato un periodo che ordinavo solo sempre ed esclusivamente la frittura di calamari, che mi piace davvero tantissimo, oppure il salmone arrostito, cioè veramente ero un po' così, ero nel senso, sono un po' difettoso, e quindi ahimè prendo sempre ed esclusivamente le stesse cose, anche se in futuro, quando ricomincerà di nuovo la rubrica hashtag le mangiate di Gaetano Donati, sono consapevole che dovrò un pochettino variare il tutto, naturalmente, no, nel senso che comunque vedere sempre che provo le stesse pietanze può sembrare anche un po' noioso, monotono. Proprio per questo motivo farò dei sacrifici e cercherò in ogni singolo ristorante dove andrò di provare un prodotto specifico dedicato al posto, nel senso che, ne so, vado in un ristorante dove fanno la pasta al baccalà per esempio, dove è il piatto tipico del ristorante, e quindi proverò quel piatto tipico del ristorante, e così via. Così naturalmente aiuterò anche il mio pubblico, i miei instagrammini, su Instagram si chiamano così, aiuterò i miei instagrammini a una scelta più ampia e naturalmente più mirata in ogni singolo video. In ogni caso, vi ricordo che potete diventare i miei instagrammini in qualsiasi momento, basta cercare su Instagram il mio profilo gaetano.donati e iscrivervi al mio profilo Instagram, quindi seguirmi su Instagram. Scusate, dico iscrivervi, ma da quando ho iniziato a fare questi video su YouTube, tra iscriverti e seguire, cioè mi sto leggermente inceppando, nel senso che, perché su Instagram vai a seguire la persona, ok? Mentre su YouTube ti vai ad iscrivere al canale, quindi mentre dico iscriviti dico segui, quindi sono un po' confuso, già di mio sono un po' confuso, ma adesso sono ancora più confuso. In ogni caso, io ed il bosco, questo fantastico bosco, che poi non è un bosco ma in realtà è un parco, perché qui a Londra, come immagino sappiate, è strapieno di parchi bellissimi. Questo non è un parco bellissimo, è un parco, io faccio di solito sempre, cioè cerco di fare quando sto all'aperto, quando sono belle giornate, infatti questi ultimi tre video l'ho fatti sempre in questo bosco, cioè in questo parco, e anche se io chiamo bosco perché mi sembra un po' un bosco, e nulla, vabbè, ho parlato. In ogni caso, vi chiedo un commento, quindi di commentare questo video, commenti sia positivi che negativi, accetto qualsiasi cosa, e di farmi mettere un mi piace, quindi cliccare mi piace se vi è piaciuto questo video, cliccare non mi piace se non vi è piaciuto questo video, e naturalmente questo è il bello di fare i video all'aperto, che all'improvviso ti può incontrare qualcuno che sta camminando mentre tu stai facendo il video. Infatti è passato questo cagnolone bellissimo, io adoro gli animali, e col suo padrone che stava da quell'altro lato, mo sta passando anche un altro cane, non so se verrà davanti la telecamera, sì, eccolo qui, quanto è bello, e adoro gli animali.
e soprattutto i cani in particolare, anche se tutti gli animali, cani, gatti, conigli, qualsiasi animale che esiste, però i cani nello specifico mi piacciono troppo. E nulla, youtubini, no, instagramini, youtubini. Dopo questo, e niente, quindi dicevo, commentate quale new food volete, avete trovato, avete sentito parlare, così io lo acquisterò per voi e lo recensirò. Poi naturalmente se volete inviarmi qualche commento positivo o negativo per aiutare a crescermi su YouTube, fatelo pure, cliccate mi piace se vi è piaciuto questo video oppure non mi piace se non vi è piaciuto questo video. Naturalmente vi chiedo di iscrivervi al mio canale YouTube perché mi aiuterà davvero tantissimo a crescere e spero tanto di crescere insieme a voi e naturalmente di farvi compagnia, perché iscrivendovi al mio canale YouTube sarete sempre aggiornati quando pubblicherò un nuovo video, quindi nel bene o nel male, quindi o in modo positivo o in negativo vi farò sempre compagnia. Quindi cari youtubini, anche oggi io vi saluto, un bacio a tutti e alla prossima dal vostro Gaetano Donati.